Ho appena raggiunto i 2100 metri. Guardate qua. Meraviglioso. Stazione di Villa Bassa Braies. Hanno ripreso finalmente Braies. Dopo 9 ore di treno, finalmente siamo arrivati al punto di partenza. Così, con l'entusiasmo nel cuore, 2 zaini con più cibo che altro e un intero sentiero davanti a noi, siamo partiti. Come lo vedete, ma ci ha accolto una pioggerellina, devo dire piuttosto piacevole. E stiamo già testando il nostro outfit da pioggia. Vediamo insieme un po' di informazioni tecniche. In Alta Via è un percorso escursionistico di più giorni, in genere da 3 a 10, suddivisibile in più tappe che fanno capo a rifugi e privati. Stiamo parlando di escursione d'alta quota. L'Alta Via numero 1, percorso escursionistico, collega il lago di Braies con Belluno. Sono 125 km ben segnalati, di difficoltà media perché non ha mai affrontato le Dolomiti. Ritornando alla velocità normale della mia voce, vi dico subito come abbiamo fatto noi. Avevamo previsto di farci tutto il cammino in tenda, ma il meteo avverso, come vedrete, la tanta pioggia e i temporali, ce lo hanno impedito. Ci siamo così affidati ai rifugi. Era la nostra prima volta sulle Dolomiti e siamo quasi morti dalla meraviglia. Enjoy! Cazzo, sarà cacca d'orso questa? Tutti bardati per il vento. E allora, siamo a metà della Sassaia. Ci sto un po' provando. Soprattutto per il viaggio di 9 ore alle spalle. Però, ragazzi, è fantastico. Guardate qua. E il primo giorno di cammino cosa si fa? Sbaglia strada, che male non fa. Ci siamo appena fatti 400 metri di dislivello per la via sbagliata. Quindi di nuovo giù e ora di nuovo su. Questo rifugio a Biella sembra più lontano del previsto, ma è un'impresa oggi. Siamo un po' distratti. La prima tappa è tosta, soprattutto se si comincia nelle tarde ore del pomeriggio e si ha una certa fretta di arrivare prima del buio. È quasi tutta in salita, con un pezzo di similferrata totalmente fattibile, dove però per la prima volta vengono messe alla prova le vertigini di ognuno. Per noi la prima notte è in tenda, e dal momento in cui riusciamo a montarla, comincia a piovere e non smetterà fino alla mattina successiva. Niente di cui lamentarsi. Il suono della pioggia a contatto con la tenda è qualcosa di incredibilmente rilassante.
menù del giorno, andiamo a vedere insieme. Una cena dolce. Avena, mirtilli, mandorle. Couscous con mandorle e un sacco di origano ottimo. Senti il profumo. Siamo rimasti senza acqua, siamo arrivati al rifugio pensando di trovare un po' di acqua potabile, invece no. Due bottiglie di plastica da 1,5 euro, 3,50 euro l'una. Affarone. Couscous. Però molto buono. Siamo abbastanza provati perché non ci aspettavamo 4 ore di salita. Di salita con panorami spettacolari. Perché non è mai stato sulle Dolomiti, è qualcosa di magnifico. Però sono sempre 4 ore di salita. E poi, beh, poi la meraviglia.